Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, al quartiere Tamburi, nei pressi alle spalle della chiesa San Francesco de Geronimo. Beh, vogliamo mostrarvi lo stato di abbandono assoluto in cui si trova purtroppo la zona. È davvero incredibile pensare che qui abbiamo dei cassonetti che praticamente non vengono svuotati ogni giorno. Chissà se e quando vengono svuotati, perché non è possibile che veramente già dalle prime ore della mattinata la gente debba essere sommersa dagli odori sgradevoli, schifosi, provenienti appunto dai cassonetti, con tanti e tanti sacchetti ammassati. Poi i cassonetti traboccano e la gente non sa dove mettere i rifiuti e lascia i rifiuti a terra. Beh, l'Amio a Taranto, me lo consentite, fa schifo, diciamocelo apertamente. E l'amministrazione comunale, è inutile che il sindaco dice sì, ma l'Amio non funziona, perché l'Amio da dove deriva? Da chi sono nominati i vertici dell'Amio? Dallo Spirito Santo? E il Partito Democratico, che è il partito di maggioranza relativa, critica l'Amio? Ma il partito di maggioranza relativo, che è il PD, appunto, ha le sue grosse responsabilità anche sulla scelta degli amministratori dell'Amio. Verrà nominato un nuovo presidente, un nuovo CDA, chissà. Speriamo che non sia la stessa musica, cioè la stessa schifezza. Qui vi stiamo facendo vedere le immagini, ma se fosse possibile attraverso il video trasferirvi anche gli odori, beh, io penso che vi sareste costretti a tapparvi il naso, come me lo tappo io qui, e come dovrebbero anche trapparselo i nostri amministratori. Ma quelli vivono in un altro mondo. Per il sindaco Stefano tutto va bene, madama la marchesa. Una domanda: ma il sindaco Stefano sembra che vivi in un altro pianeta, ma ci è o ci fa?